Allora, Fabiola Giannotti è direttrice del CERN a Ginevra e adesso abbiamo un altro intervento di Arianna Montorsi che è qui con noi. Arianna Montorsi è del Dipartimento di Scienze Applicate e Tecnologie del Politecnico di Torino e ci presenterà anche dei dati interessanti. Prego. Buongiorno a tutti, sono del Politecnico di Torino e mi riallaccio a quello che è stato detto in precedenza. Volevo provare a leggere con voi alcuni dati relativi alla ricerca italiana confrontata nell'ambito internazionale, perché l'appello si chiama salvare la ricerca, allora possiamo chiederci che cosa c'è da salvare per la ricerca in Italia. E quindi la prima lettura che vi voglio proporre, attraverso cui leggeremo questi dati, è che il sistema della ricerca di un paese è fatto da due ingredienti fondamentali. L'uno è la qualità del capitale umano, i ricercatori. L'altro è la struttura, cosa vuol dire? Il dimensionamento della struttura, le risorse. Grazie. Dimensionamento, risorse e coordinamento. Allora, attraverso la lettura dei dati che vi propongo, andiamo a vedere, a cercare di discernere quanto il contributo alla performance della ricerca italiana nel mondo è dovuto all'una e all'altra delle caratteristiche. Dove sono le caratteristiche? I dati che vi presenterò sono estremamente chiari e l'unica variabile da tenere veramente presente per capirli è una variabile nascosta che sta nel numero di ricercatori. Il numero di ricercatori estremamente basso, tra gli ultimi nei paesi avanzati, rispetto alla popolazione che abita l'Italia. Allora partiamo da questo numero. Questa. Dove devo puntare? Eccolo qua, ricercatori per nazionalità e istituzioni, questo confronto in Europa. Vedete che sul totale del 100% dei ricercatori in Europa, il 20%, oltre il 20% sono in Germania, 17% in Gran Bretagna, 13% in Francia, 8% in Spagna, 6% in Italia, 4% in Olanda, che vuol dire che a fronte di popolazioni dello stesso ordine di grandezza, a parte l'Olanda, l'Italia è a meno di un terzo di Germania e Gran Bretagna. L'Italia è comparabile con l'Olanda, che è una nazione con un quarto della popolazione dell'Italia. Allora andiamo subito a vedere il dato successivo. No. Che il rapporto di quel numero lì con il numero di abitanti del paese. Ecco che emerge la singolarità della situazione italiana. A fronte della maggior parte dei grandi paesi che stanno sulla media europea o ben oltre, come Germania, Gran Bretagna e Olanda, che sappiamo performare particolarmente bene dal punto di vista della ricerca, l'Italia è quel buco lì, è il buco lì sotto. Allora, su questa chiave di lettura voglio andare adesso a leggere le prestazioni della nostra ricerca, scorporando le prestazioni del sistema ricerca complesso dalle prestazioni per ricercatore. E vedete come cambia la lettura dei dati che andremo a fare. Che dati andremo a leggere? I soliti per la valutazione delle strutture grandi, delle stazioni. Ricercatore secondo la definizione Eurostat, potete allacciarvi al database aperto a tutti. Sono classificati per strutture, qui sono ricercatori sia pubblici che privati, assolutamente sì, ci sono, se vuoi sapere più nel dettaglio, a questo punto solo 48.000 fra ricercatori e docenti universitari, 3.000 ricercatori di tipo A, una ventina di migliaia di assegnisti vari che in discesa, 15.000, e poi ci sono 20.000 dottorandi e poi ci sono 25.000 ricercatori dalle strutture dei centri di ricerca e 50.000 ricercatori privati. Visto che ci sono, a mano ne faccio un'altra, riesci a darci anche i dati
pubblico o privato? Assolutamente sì, lo stesso database contiene anche quel dato lì. Io ho messo tutti insieme perché avevo 10 minuti complessivamente e quindi ho dovuto essere un po' approssimativa, però sono dei database aggiornati a novembre 2015 che riportano uno specchio fedele della situazione fino al 2013. Allora, adesso andiamo a leggere questi dati, su questa chiave di lettura, i dati su citazioni, articoli e finanziamenti acquisiti dal sistema della ricerca italiano e acquisiti dai ricercatori italiani. Iniziamo dal numero di pubblicazioni, vabbè, non è un gran parametro, ma se ne abbiamo giusto questo rapporto che era stato ripreso anche da Nature nel 2014, commissionato dal governo inglese alla Elsevier, che è una casa di pubblicazione scientifica di grande prestigio nazionale, per capire qual era lo stato della ricerca in Inghilterra. Questo rapporto contiene dati molto interessanti sulla ricerca in Italia. Vedete a destra, scusate, a destra è il dato totale, quindi cosa fa il sistema? Naturalmente primi come numero di pubblicazioni sono gli americani, perché e ovviamente dipende dalla popolazione, poi vengono i cinesi, poi qui c'è un po' di roba, noi siamo quella righetta lì, credo che siamo in ottava o nona posizione come numero di pubblicazioni. A destra, sempre la rivista, li hanno organizzati al numero di ricercatori attivi nel paese. Vedete che qui veniva utilizzato per confrontare il fatto che la Gran Bretagna scavalcasse gli Stati Uniti, ma in cima a questa graduatoria di molto sta la posizione dei ricercatori italiani. I ricercatori italiani pubblicano pro capite più di tutti gli altri cinesi compresi. Slide successiva. Questa è quella precedente. Numero di citazioni. Sempre stesso rapporto del governo inglese, sempre stesso scopo, far vedere che la Gran Bretagna va meglio dell'Inghilterra. Di nuovo cosa vediamo qua? Da un lato il numero di citazioni qua, del sistema nel suo complesso, sempre primi gli americani, l'Italia qui è al 5% contro l'1% della popolazione, dei ricercatori, quindi vuol dire che performa bene sulle citazioni. E infatti se normalizziamo il numero di citazioni al numero di ricercatori nel paese, vediamo che di nuovo l'Italia è sopra tutti quanti. Ok, va bene, possiamo dire siamo un paese di ricercatori accademici che se ne stanno nei loro studi e fanno le loro ricerche producendo articoli in gran quantità. Magari queste ricerche non sono così rilevanti, allora andiamo a vedere a quali risorse hanno attinto queste ricerche in ambito internazionale. Come terza serie di dati vi propongo i dati riassuntivi del settimo programma quadro che ha erogato in Europa dal 2007 al 2013 qualcosa come 50 miliardi per la ricerca in tutti gli ambiti. Qui vi ricordo di nuovo a destra, a sinistra, i finanziamenti ricevuti in totale dalla ricerca in Italia. Non è sorprendente che l'Italia ne abbia ricevuti meno della Germania, Gran Bretagna, Francia e Spagna. L'unica buona cosa che osservate è che ha scavalcato la Spagna nonostante abbia un numero di ricercatori decisamente inferiore, non decisamente, ma di 50.000 inferiore alla Spagna. Ma di nuovo, se normalizziamo al numero di ricercatori in Italia questo dato, c'è un'altra singolarità enorme. Mentre tutti gli altri stati si attestano sulla media europea, o poco sotto come per la Spagna o poco sopra come per la Germania, l'Italia è a una volta e mezzo, cioè ogni ricercatore italiano in media ha preso nel programma F27 una volta e mezzo quello che hanno preso i loro colleghi, i suoi colleghi degli altri stati europei, a fronte di un enorme sforzo, guardate bene, perché questo risultato corrisponde al fatto che ogni ricercatore italiano in media ha presentato il doppio di domande di un ricercatore francese inglese. E perché? Perché come citava prima Giorgio, i fondi per la ricerca nazionale in Italia sono piombati a zero, quindi anche per delle ricerche che dovremmo fare sui fondi nazionali dobbiamo andare a attingere ai fondi internazionali. Allora, di questo potremmo dire ok, è stata una scelta smart del sistema italiano, non ha tante risorse, investe poche risorse e ha dei risultati eccellenti perché sono sopra la media, ma non è assolutamente così.
e lo andiamo a vedere nella slide successiva. Ecco il rovescio della medaglia. Il rovescio della medaglia è che noi siamo membri dell'Unione Europea. Questi finanziamenti per la ricerca che qui siamo andati a recuperare, in realtà li abbiamo recuperati solo in parte rispetto a quelli che ha messo il governo italiano, perché per via di questo patto noi siamo l'Europa. L'Europa è una nazione che guarda al futuro. Il futuro è costruito sulla ricerca e sullo sviluppo, e quindi bisogna investire in ricerca e sviluppo. A ogni paese della comunità europea è richiesto di investire, di dare un contributo a questo capitale, che nello scorso programma era 50 miliardi, in questo programma Horizon 2020 addirittura 80 miliardi se non erro, un contributo proporzionale alla propria popolazione. E quindi che cosa succede? Costi strutturali per l'Italia. Quei soldi che abbiamo recuperato, ok, siamo stati bravi, ma sono di meno di quelli che abbiamo messi, perché li abbiamo messi in base alla popolazione dell'Italia e non in base al numero di ricercatori in Italia. Quindi a sinistra, vedete, rispetto allo zero, ci ha guadagnato Germania e Gran Bretagna, che hanno messo di meno di quello che hanno preso, e ci hanno perso Francia, Spagna e Italia, che hanno preso di meno di quello che hanno messo. Ma sembra che l'Italia e la Francia abbiano perso in maniera uguale, però no, il problema è completamente diverso, e lo leggete di nuovo a destra. A destra, a sinistra è quello che abbiamo perso in realtà, a destra è quello che potevamo prevedere di perdere grazie al nostro sottodimensionamento. Eravamo di meno, quindi sapevamo già che andavamo a prendere di meno. Avremmo dovuto prendere il 50 e fischio per cento in meno. Abbiamo perso solo il 30% grazie appunto a questo lavoro enorme dei nostri ricercatori per acquisire risorse in ambito internazionale. Quindi il risultato di tutto ciò è che nel settimo programma quadro abbiamo perso 2 miliardi di euro in 7 anni, ne abbiamo messi 2 in più di quelli che abbiamo ripreso, e in Horizon 2020, a seconda che perdiamo in maniera strutturale o che come questa volta riusciamo a essere così competitivi da perdere di meno di quello che ci spetta, andremo a perdere tra i 3 e i 5 miliardi di euro su 7 anni. Sono cifre enormi se considerate che il finanziamento alla ricerca nazionale, di cui parlava Giorgio prima, nel settennio passato, 2007-2013, è stata all'incirca di 1 miliardo di euro. Qui parliamo di perdere 3-5 miliardi di euro. Allora, via le conclusioni. La conclusione è che in questa analisi, se poi arrivo ma la so, in questa analisi, che non arriverà mai, ecco, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo separato la performance del sistema e media, quarti in Europa, settimo ottavo a livello mondiale, dalla qualità della prestazione dei singoli ricercatori, sempre in media, che è più che buona. Allora, tenendo presente che il sistema è fatto di questi due ingredienti, il capitale umano e la struttura, se il capitale umano è più che buono e il sistema che sta in mezzo è medio, vuol dire che la struttura è pessima, ed è l'elemento. La struttura non c'è perché non ci sono i ricercatori, la struttura non c'è perché non c'è coordinamento, questo si vede anche per esempio sui dati IRC sull'eccellenza. Lì dove c'è bisogno di centri di eccellenza, l'Italia manca completamente, quindi i dati sono peggiori, ci attestiamo sul numero di ricercatori, 6%. La struttura manca perché non c'è strategia. Perché questo che vi ho detto io, che sono un ricercatore che si occupa di fisica, lo avrebbe dovuto pensare una struttura preposta che andava a studiare questo problema. E già all'inizio del settimo programma quadro diceva: attenzione ragazzi, qui c'è un problema strutturale. Vabbè, mi fermo, scusate, sto debordando. Comunque quello che voglio dire è che è nell'interesse di tutti risolvere questo problema, della ricerca come della politica, perché non possiamo più lasciare andare all'estero le nostre risorse, né economiche né tantomeno umane.